Ecco, diciamo che come AIFI abbiamo un osservatorio privilegiato sia sull'attività di investimento nel capitale di rischio, nelle sue varie anime, come si diceva, adesso cercherò brevemente di accennare, sia sulle politiche che sono state introdotte per incentivare questo mercato, in particolare sulle politiche che vanno a intervenire sull'anello debole della catena dell'investimento capitale di rischio, che è proprio il sostegno alle aziende in fase di avvio, l'early stage. Infatti mi concentrerò come presentazione su quel segmento, partendo dalla realtà dei fatti, un po' dalla realtà italiana, quindi qual è la situazione attuale come dal punto di vista statistico e di quello che noi vediamo dal nostro osservatorio di dati e numeri sull'attività. Poi, passando a ovviamente questo evidenzierà delle problematiche, passando a capire come anche a livello europeo si può fare qua un parallelismo, l'Europa sta all'America come l'Italia sta all'Europa o ad alcuni paesi europei, quindi vedere come a livello europeo hanno analizzato il problema dell'equity gap o fallimento di mercato in questo particolare segmento. E poi per passare a alcune esperienze internazionali, però non per né deprimerci né esaltarci, per capire cosa si può mutuare, perché in questi anni di esperienza si è anche capito che non si può copiare to cure, cioè bisogna trovare una via italiana comunque al venture capital, perché le nostre esperienze di anche confronto degli operatori di mercato con le misure pubbliche di incentivo hanno evidenziato delle peculiarità tutte italiane, quindi cercando di inserirsi in quella via sarebbe bene capire strumenti ad hoc per il nostro mercato. Quindi una panoramica, non vorrei anche impegnare troppo tempo, ma sperando di dare dei messaggi sufficientemente chiari. Questa è la panoramica del mercato del capitale di rischio nel suo complesso, quindi quanti investimenti venture capital e private equity vengono effettuati ogni anno, c'è un'evoluzione sull'ultimo arco temporale. Nel 2013 sono stati effettuati 368, per la precisione circa 370 interventi, per un ammontare totale di 3 miliardi e 4. Da quanti operatori? 170 circa, noi ne monitoriamo, suddivisi per varie tipologie, ci sono operatori regionali, operatori anche strutture giuridiche differenti o banche, SGR, investment companies, sono molto diversificati. E se si passa da questo contesto al contesto del sostegno all'early stage, quello che dicevamo, cioè l'investimento in nuove aziende, nuovi progetti imprenditoriali o sostegno all'impresa nelle prime fasi comunque di vita, si passa da 170 operatori a una trentina di operatori più o meno attivi nel settore e una quindicina, forse anche ora meno, di specialisti nel settore. E anche come numero di interventi ci abbassiamo, da quel 368 nell'ultimo anno aveva registrato 160 interventi di questo tipo. Devo dire, rispetto al passato c'è una certa vivacità del segmento early stage, sicuramente però con qualche sfaccettatura. Vediamo la distribuzione regionale. Ecco, questa distribuzione si riferisce a quei 160 che vi dicevo, quindi siamo già passati a livello di soli investimenti in early stage, dove c'è un primato storico della Lombardia, che però questo divario si sta progressivamente colmando da parte di, fra l'altro, alcune regioni del sud Italia, dove sono attivi sia operatori pubblici che operatori privati, quindi la buona notizia, che vorrei anche focalizzare meglio con il quadro degli interventi nel sud Italia, dove si è sempre verificata proprio una carenza di interventi in generale nel capitale di rischio e in particolare nell'early stage. Se vedete, dal 2009 al 2013 sembra quasi esplosiva la crescita. La suddivisione per regione parte dal basso, appunto Campania è molto, Campania sono stati fatti un numero appunto maggiore, più elevato di interventi, ma anche le altre regioni hanno appunto avuto un buon trend. Voglio quindi svelare subito il motivo di questo trend favorevole per poi passare ad alcune considerazioni invece.
Il motivo è l'intervento, una misura pubblica, l'intervento del Fondo Sud HT, un fondo che è stato lanciato, che ha iniziato a erogare risorse nel 2008, fine 2008 è diventato operativo nel 2009, che ha allocato, ha svolto la funzione di fondo di fondi, quindi capitali pubblici dati a 4 operatori privati, in realtà solo 3 attivi perché uno non ha fatto nulla, e un ammontare totale di soldi pubblici di circa 90 milioni di euro. Tra l'altro una quota è andata a finanziare gli operatori privati, un'altra piccola quota è stata destinata al rimborso delle spese di scouting, che sono quelle attività di ricerca, di individuazione delle opportunità di investimento che gli operatori fanno sul territorio e che sono esse stesse interventi di acculturazione o comunque di accrescimento culturale dell'importanza del capitale di rischio, perché anche nel raffronto con gli imprenditori che poi non saranno finanziati hanno contribuito ad aumentare la conoscenza di questo strumento, è inutile dirlo. Quindi ecosistema, si è creato un ecosistema favorevole, poi ci soffermeremo sui pro e contro di questa misura, però ecco, si può evidenziare che ecco, ci sono stati senz'altro uno sviluppo sia degli stage, quelli che noi chiamiamo initial, i primi investimenti, sia dei follow on legati ai fondi che hanno ricevuto fondi da questa misura, quindi da questo fondo, e sia, cosa significativa, anche altre operazioni, altri interventi, quindi hanno questa misura ha anche svolto un ruolo attrattivo di creazione di questo ambiente favorevole, quindi ha attratto altri operatori in coinvestimento o in nuovi investimenti sulle aree geografiche. Un'esperienza di successo con pochi capitali. Poi naturalmente ci sono state delle problematiche legate a questa misura, però andando avanti, dopo la buona notizia direi una un po' meno buona, il confronto europeo, il confronto dei numeri, dell'early stage italiano, qua ci sono 108 interventi, prima vi ho detto 150 perché a seconda se parliamo di società, qua il confronto è fatto per numero di società, sono un centinaio. È inevitabile il divario, evidenziare il divario con Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, abbiamo preso i paesi con cui siamo soliti confrontarci, quindi siamo ancora in ritardo, molto in ritardo, e anche lo dimostra il peso degli investimenti del stage sul PIL. L'Italia è ben al di sotto della media europea. Allora, brevemente, come vi dicevo, l'Europa sta all'Italia, sta all'America un po' come l'Italia sta all'Europa, alcuni paesi europei. La DG europea per le politiche interne ha fatto nel 2012 un'indagine, uno studio piuttosto approfondito sul venture capital e sulle cause del ritardo dell'Europa a confronto con gli Stati Uniti. Sono venute fuori delle considerazioni che possiamo calare anche nella nostra realtà. Li hanno divise per gap di offerta e di domanda di capitali, perché non si incontrano o comunque perché non c'è una corrispondenza. L'offerta sicuramente, dal punto di vista europeo, ci sono fondi troppo piccoli o comunque sono troppo pochi. La motivazione deriva dal punto successivo, cioè è difficile raccogliere capitali sul mercato per questo tipo di investimento. Cosa vuol dire? Che il bacino di capitali che di solito deriva da fondi pensione, assicurazioni, banche, non sono attratti all'investimento addizionale in nuove iniziative perché non ci sono dei casi di successo, quello che si vuol dire track record consolidato, o ancora non abbastanza solidi da poter fluidificare questo flusso. Oltretutto ci si mettono le regole e i requisiti patrimoniali che vincolano proprio l'assorbimento di capitale destinato dell'allocazione al capitale di rischio di questi grossi investitori, cioè devono mettere a riserva più cospicui capitali se investono, perché private equity o investimento di lungo termine è considerato più rischioso e quindi questi
si allontanano, bisogna reincentivarli, e poi senz'altro la frammentazione normativa, che però vedremo è in corso di superamento come problema. Dal lato della domanda potremmo riassumerlo con una sola problematica grossa, che è la propensione all'imprenditorialità e al rischio, che è sicuramente inferiore nel mondo, nella cultura nostra europea o comunque nel nostro paese rispetto al mondo anglosassone, e quindi una normativa fallimentare più punitiva, che non incentiva la seconda alle iniziative ulteriori dopo il fallimento. Sicuramente difficoltà di accesso ai programmi pubblici, ecco anche quello, il fatto che non sono in alcuni casi mirati alle esigenze o della domanda o dell'offerta, non c'entrano l'obiettivo, ci sono ma non c'entrano l'obiettivo. Qualche esperienza internazionale, cosa è stato fatto? Quindi queste sono le esperienze, alcune fanno scuola, il caso israeliano ad esempio ha fatto scuola, anche perché nasce in una comunità scientifica molto molto vitale, molto vivace, lì sono partiti addirittura negli anni 90, all'inizio degli anni 90, con una dotazione di capitale sufficientemente ampia, 200-250 milioni di euro, con le partnership pubblico-private, con capitali pubblici, quindi hanno creato dei fondi a capitale misto, pubblico-privato, con anche la previsione però di privatizzarli nel breve, entro un certo arco temporale. Cosa sono stati capaci di fare? Con il capitale pubblico che ha messo i primi capitali, hanno attratto i capitali privati e soprattutto i capitali internazionali, quindi hanno creato questa comunità internazionale e hanno supportato non solo l'offerta di capitali ma anche la domanda, perché hanno creato questi technology incubators che affiancavano proprio gli imprenditori nella crescita personale, l'esperienza nella stesura del business plan, quindi hanno reso matura domanda e offerta di capitali. Anche la Francia si è mossa dagli anni 90, dai primi anni 90, con programmi mirati della Cassa Depositi e Prestiti e molto diversificati, cioè hanno investito con capitali pubblici in fondi a valle, fondi di venture capital e anche in coinvestimento, e poi hanno anche introdotto degli incentivi fiscali per i sottoscrittori dei fondi, anche per quegli investitori istituzionali che dicevamo prima dovrebbero mettere soldi nei fondi. La Germania, un esempio simile. Francia e Germania sono riusciti anche ad attrarre gli investimenti del Fondo Europeo degli Investimenti, quindi hanno avuto questa capacità di fare sistema. In Italia sembra che sia stato fatto tanto, perché comunque la lista è lunga, però ci sono delle problematiche legate a ogni intervento. Le iniziative regionali hanno funzionato bene, ve ne parleranno probabilmente anche gli operatori successivamente, e sono state, ecco, questo è un modello che forse replica quella cosa che dicevamo, che non sempre quello che funziona a livello europeo internazionale funziona in Italia e viceversa, perché a livello europeo quel rapporto del 2012 diceva evitare i fondi regionali perché non creano la massa critica. Da noi, vista la peculiarità del territorio, anzi forse è il caso semmai di coordinarli meglio le iniziative, però di non ammazzarle, perché comunque finora hanno funzionato. Anticipazioni finanziarie con questa legge del 2000 che ha parzialmente, direi che ha funzionato, mi dice un nostro associato, no, ha funzionato, ha avuto dei problemi in corso d'opera, ci hanno improvvisamente svuotato la misura quando c'erano già delle operazioni deliberate, il pubblico per motivi come sempre un po' spiegabili, anche loro, alcune amministrazioni erano imbarazzate nello spiegarlo, è stato svuotato dalla misura. Allora abbiamo lavorato per, affiancando anche l'istituzione, gli operatori, l'associazione, per recuperare questi soldi. Poi è andata a finire bene, però al momento non si parla di rifinanziamento. Vabbè, vedremo. Fondo SudHT, come vi dicevo, questo fondo dei fondi che ha avuto questo impatto esplosivo, quasi o comunque sì, molto significativo, sugli investimenti sud. Adesso vedremo anche come andranno i disinvestimenti. Problematiche, era un fondo molto vincolato, partiva vincolato, era sul sud, per investimenti digitali in startup, early stage, nel mezzogiorno. Quindi proprio si andava a dover individuare un segmento molto specifico, ce l'hanno fatta comunque gli operatori, ci sono stati problemi anche qui legati all'erogazione dei capitali pubblici, perché ci sono stati dei ritardi. Il pubblico che doveva fungere proprio da
era un sottoscrittore come l'operatore, come l'investitore privato, in molti casi ha messo in difficoltà il privato perché ci sono stati ritardi nell'erogazione, però anche questa è andata avanti piuttosto bene. Fondo Nazionale dell'Innovazione, anche questo interessante come esperimento pubblico, 20 milioni di euro. Quindi ecco, si vede quello di cui parlava prima Marco Nicolai, il plafond. Effettivamente, rispetto agli interventi che abbiamo citato prima, il plafond non è ancora abbastanza sufficientemente coraggioso. Sono interventi piccoli, un po' asistematici e piccoli dal punto di vista dei volumi. Ad oggi si sta facendo qualcosa di interessante sul fronte fiscale. Sono gli ultimi due esempi che vi porto, sia detassazione delle plusvalenze degli investimenti di venture capital, sia detrazione o deduzione di quanto gli investitori investono in venture capital. Su questo sono partiti ora, quindi facciamo abbastanza affidamento che possano avere, anche perché sono modelli che hanno già funzionato in altri paesi, appunto. Poi vedremo come, perché sono nati comunque anche con qualche problematica e qualche vincolo qua nel nostro paese. Allora, per concludere, dicevamo, spero di essere stata nei tempi più o meno, non mi fanno segnali. Allora, appunto, diciamo, la via italiana che possiamo individuare, se poi vogliamo suggerire, senz'altro il contesto è migliorato rispetto al passato, perché abbiamo, come dicevamo, superato la frammentazione normativa, perché è stato approvato a livello europeo un regolamento sul venture capital. Regolamento che è in corso di applicazione anche in Italia, che speriamo ci tolga un po' di penalizzazioni, perché il nostro settore è sovraregolamentato rispetto ad altri paesi, cioè i nostri gestori hanno dei vincoli operativi che gli altri paesi non hanno, quindi partevamo comunque svantaggiati. Quindi ricordiamoci la slide del dislivello, però bisogna tener conto anche di quello. E poi un miglioramento del contesto comunicazione, orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato. Non so se stamattina forse sono stati introdotti, è stata resa più flessibile, ci si è resi conto che comunque erano regole troppo vincolanti, addirittura l'investimento massimo per impresa è stato elevato a 15 milioni di euro, senza vincoli temporali, quindi si è allentata la rigidità. Per gli interventi di sistema in Italia, tre slogan: senz'altro stabilità del contesto normativo, perché non è possibile che le misure abbiano un'allocazione e questa venga prelevata in corso d'opera, improvvisamente, senza preavviso. Semplificazione delle procedure, perché comunque il confronto con la macchina amministrativa è stato difficoltoso anche per le nostre esperienze. E rapidità di reazione, perché abbiamo visto passa molti anni, mesi o anche anni tra l'approvazione della legge iniziale e il decreto attuativo dell'incentivo. Avete visto forse nella slide precedente, si partiva a certa data, si arriva 3-4 anni dopo. Monitoraggio possibilmente degli effetti, perché bisogna capire le misure che hanno funzionato e quelle no, che non hanno funzionato. Sulle tipologie di strumenti, si potrebbe continuare sulla partnership pubblico-privata, cioè accoppiare comunque capitali pubblici e privati, perché ha funzionato, però con qualche avvertenza il pubblico il pubblico dovrebbe essere lead investor, cioè deve mettere i capitali per primo, cosa che non ha fatto ad esempio nel Fondo Sud, cioè ha preteso che gli operatori privati arrivassero già con i soldi raccolti sul mercato. Invece bisogna invertire questo processo, perché negli altri paesi ha fatto così, è il pubblico che deve attrarre i capitali degli altri operatori, la gestione deve essere affidata a privati per evitare problematiche di conflitto di interesse, eccetera. Delle procedure più standardizzate abbiamo detto, pure del coordinamento tra le misure regionali, magari percorsi di formazione per i manager di fondi, nuovi fondi di venture capital, perché comunque ad oggi non è stato fatto molto e anche per questo è difficile che nascano nuovi fondi. Dal lato della domanda invece di capitale, supportare di più l'imprenditorialità o con incubatori o con misure di coaching, appunto, con interventi di coaching, disseminazione di questa cultura imprenditoriale. Quindi direi, spero di aver dato qualche messaggio dalla nostra esperienza più diretta.